Ciao, questo sarà il video sullo What's in my bag, cosa c'è nella mia borsa che vedo che va tantissimo qui su YouTube. Non avevo mai pensato di farlo, però sì. Però dobbiamo dire che sarà un video lungo, non lo so, spero di no. Allora, la borsa che sto usando è questa. Mi piace tantissimo, infatti dovrei cambiare borsa, però poi torno sempre a questa qui perché è capiente, ma anche troppo, forse perché poi io esagero, ci metto dentro di tutto. Allora, partiamo dal fatto che ci sono diverse taschine, ma io mi vorrei dire. Qua c'è la taschina davanti, questa è la tasca dove tengo le chiavi della macchina, col delfino, le chiavi di casa, con i gattini, fazzoletti, fazzoletto usato con rossetto però. Occhiali da sole e basta, credo. Qui cosa c'è? Ah sì, c'è l'Hello Kitty, era appesa alle chiavi della macchina ma si è rotto il nastrino. Adesso dovrò vedere un po'. Ok, ritiriamo tutto veloce veloce. Ok, perché con le chiavi di casa della macchina, con altre borse, non riesco a gestirmi la situazione perché poi non le trovo. Poi c'è una taschina dietro, qui mi si è staccato il gancetto dell'accendino, l'ho perso in metropolitana a Milano. Va bene. Allora, qui ho le caramelle, questo è lo scomparto caramelle. Caramelle, sacchettino dove c'erano le caramelle, foglio. Fogli questi di Zumba, della mia insegnante, che li dovrei consegnarmi in giro. Questo è l'indirizzo. Caramelle alla violetta, adoro, queste le ho prese in farmacia, ce ne sono dentro tante, sono piccoline però adoro le caramelle alla violetta. Medicine, ma che mi sa che le devo buttare quelle. E cicche, gomme da masticare come volete, perché ho scoperto di recente che non cicche si usa solo qui praticamente, credo al nord. Nel resto d'Italia si usano altri modi di dire gomma da masticare. Poi all'interno ci sono una taschina con la cerniera e due aperte. Ok, allora prima facciamo vedere nella tasca grande, anzi. Allora, c'è il mio beauty. Non tengo tanta roba, c'è la matita per occhi, un barattolino dove ho messo della crema viso, un pettine. Guarda, invece di stare lì a pensare, ah sì, le salviettine, quelle di Essence assorbenti, un gloss, un burro cacao, due flaconcini vuoti di crema, che secondo me ce n'è dentro ancora. Un correttore, quello di Catrice, me lo porto sempre dietro. E poi metto i prodotti del giorno, quelli che magari vanno ritoccati, la matita, il rossetto, in alcuni casi il blush, dipende dal tipo di blush, se è crema sì. Poi ho questa bustina qui che da quando ho iniziato ad andare in palestra la metto nella borsa, o la metto nella borsa della palestra, dove ho dentro, allora, poi ho dentro una carta per fare la visita agli occhi per settimana prossima. Poi cos'ho qui, le carte varie del medico, queste non sono caramelle, ci sono dentro le forcine, specchietto, la patente e la carta d'identità e un burro cacao. Ok, e poi di solito ci metto anche il flaconcino del liquido delle lenti a contatto. Poi portafoglio vuoto, portamonete di Allo Spank, che questo è pesante, sono piena di monetine, solo qui, no? Questo è il portassorbenti vuoto. Questo è carino, mi piace il disegno.
e l'agendina di Marilyn. Poi qui abbiamo finito, ok, la taschina con il, sì, con la cerniera. Allora, no, non abbiamo finito. Dove sono i miei occhiali? Ah, eccoli qua, non li ho messi dentro, gli occhiali. Li devo cambiare. Nella taschina con la cerniera ho il portalenti e il flaconcino con il liquido, la soluzione salina per i lenti a contatto. Poi ho questa carina che me l'hanno regalata. Madonnina. È di Lourdes questa, non mi ricordo. La tengo in borsa. Non c'è scritto, no, Italy. No, e me la tengo in borsa. Pillola. Ops. Questo è fantastico. Il portatessere. Due penne. Questa che si è cancellata, questa me l'aveva data la parrucchiera, e questa dell'hotel dove siamo stati in Abruzzo. Poi cosa abbiamo qui? Vabbè, fogli vari, questi, un sacco, la mappa dell'Expo. Poi questi sono i miei bigliettini. Ho finito quelli del trucca bimbi, l'altro giorno li ho consegnati tutti. Questi sono i bigliettini del blog dei gioielli. Fogli, carte, fogli. Carte della posta. Questo del giubileo, 8 dicembre 20 novembre 2016, sì. Questo qui, e mi tengo tutto in borsa. Poi per finire abbiamo le salviettine intime, che sono quasi finite, il set per la manicure, questo l'avevo preso 100 anni fa da Bottega Verde, il maledetto caricabatterie che non funziona, cioè funzionicchia, ma devo starli ogni 2 secondi a spostare, mi fa venire un nervoso. Il gel detergente per le mani che è quasi finito, uno scontrino, avevo fatto pulizia di scontrini, e uno specchietto, questo ha la luce, ma si sono fuse le, cioè le pile non funzionano più, però non ho più pensato di cambiarle. Va bene, come al mio solito. Che scontrino è quello? Fammi vedere. Scarpe. Di quando è? Ah no, ottobre. Ok, basta. Penso di aver finito. Sì, poi ogni tanto ci metto. Vabbè, il cellulare ovviamente, che lo sto usando adesso per filmare. Filmare, oddio, e spesso e volentieri il lettore MP3, soprattutto se so che devo andare in giro a piedi, me lo porto dietro, e basta. Dimmi, dico sempre qualcosa, e acqua, di solito la bottiglietta d'acqua in borsa. Sempre è capitato anche 2 bottigliette, magari una di acqua e una di tè, cioè la borsa poi diventa veramente pesante. Tra l'altro quando sono andata all'Expo la mia borsa era pesantissima, ho avuto un male alla spalla per 2 o 3 giorni. No, devo cercare di limitarmi. Vabbè. E niente, dai, vi saluto. Dorme ancora Platone. Però le orecchiette tese. Bambini, vi saluto, vi saluto, vi mando un bacione, a presto, ciao ciao.